è vincere la rivoluzione, così diceva il famoso poeta sudamericano Arzuide. Che Guevara, è vero, aveva vinto la rivoluzione cubana, ma fu costretto a fuggire subito dopo perché sembrava una vera e propria disfatta. Il fanatico rivoluzionario era considerato come un vero e proprio eroe che viaggiava con la sua motocicletta per tutto il Sud America, che aiutava i malati e che soprattutto si indignava per le irregolarità dello Stato. Egli veniva spesso considerato come un vero e proprio Madre Teresa di Calcutta nella versione maschile, ma forse se il potere fosse stato nelle sue mani sarebbe diventato un vero e proprio dittatore. Egli infatti instaurò i primi campi di concentramento a Cuba e condannava a morte i nemici, sia quelli accertati che i presunti nemici. Dopo la sua morte, Ernesto Che Guevara veniva considerato come un nazional popolare che lottava contro gli strapoteri di Cuba. Egli però veniva e viene ancora considerato come un vero e proprio mito. Infatti impresta la sua immagine per delle compagnie aeree, per esempio mostrando la sua immagine che promuove prezzi rivoluzionari per dei viaggi esotici, oppure presta anche la sua immagine per una compagnia telefonica di Cuba. Ernesto Che Guevara però era poi così sveglio? Era così attento ai minimi dettagli? Forse no, perché una società di comunisti italiani lo truffò per ben 1 milione di euro.